Vi è mai capitato di arrivare il giorno dell'evento e di portare con voi quella sensazione un po' amara di aver fatto tutto troppo velocemente o di aver scelto una bomboniera non tanto per il valore che rappresenta quanto per il fatto che era semplicemente disponibile in quel determinato momento? O magari è ancora peggio di aver dimenticato qualcuno nel vostro conteggio degli invitati? Donare una bomboniera significa lasciare i propri familiari e amici il ricordo delle emozioni e della gioia del vostro evento. La bomboniera è una forma di ringraziamento, sì, di gratitudine per coloro i quali hanno condiviso con voi il vostro percorso fino al giorno dell'evento. Proprio per il grande valore che si cela dietro alla bomboniera stessa, ciò che sceglierete di donare determinerà indirettamente il valore che desidererete dare al vostro evento e soprattutto ai vostri invitati, ai vostri ospiti. Proprio per questi motivi è fondamentale attivarsi per tempo senza lasciare nulla al caso e una volta saputa la data dell'evento organizzarsi nel miglior modo possibile per capire che tipo di bomboniera scegliere e poi quanto tempo prima ordinarle. La ricerca delle bomboniere si sviluppa principalmente su tre obiettivi principali che sono tipologia della bomboniera, quantità richiesta e tempi scritti d'ordine. Prima di mettersi alla ricerca impulsiva e compulsiva dei negozi online o fisici di bomboniere è davvero fondamentale chiarirsi le idee su che tipologia di bomboniere siamo orientati. Questo ovviamente ci consentirà di escludere a priori un certo tipo di bomboniere ed accoglierne invece delle altre. Generalmente le tipologie delle bomboniere sono enogastronomiche e gastronomiche, quindi come ad esempio vini, oli, liquori, miele, confetture e quant'altro, solidali, il cui acquisto invece contribuirà ad aiutare l'associazione o l'ente non profit scelto, finanziando così le sue attività e i suoi progetti. Della grande distribuzione, ovvero la classica bomboniera reperibile quindi nella maggior parte dei negozi sia fisici che online e che spesso sono prodotti di importazione. E infine, non per ultima meno importante, quelle artigianali, che sono invece bomboniere uniche realizzate a mano da artigiani esperti nel settore che spesso permettono una maggiore personalizzazione sia nei materiali sia nei decori. Quindi trasformando la classica bomboniera in una bomboniera unica e riconoscibile fra tante. Individuare quindi la tipologia della bomboniera che più ci rappresenta è il primo obiettivo da raggiungere, in quanto influenzerà poi da una parte la quantità delle bomboniere da ordinare, che includerà volenti o non volenti la nostra capacità di acquisto. Dall'altra parte ovviamente determinerà le tempistiche d'ordine, ovvero quanto tempo prima ordinarle. Voi capite bene che un prodotto proposto dalla grande distribuzione sarà disponibile in grandi quantità in tempi molto brevi, mentre diverso invece sarà per un prodotto artigianale che invece richiederà tempi molto più lunghi sia di progettazione che di produzione. Quindi vabbè, ok, quante bomboniere ordinare? 10, 100, 1000 a caso? No, assolutamente no, anche in questo caso c'è un criterio da seguire. Io personalmente, ad esempio, consiglio sempre una prima stesura per eccesso del numero di bomboniere che desideriamo donare, ricordando che di norma si consegna sempre una bomboniera per nucleo familiare. Detto ciò, per creare una lista che comprenda tutti senza dimenticarsene nessuno, cosa che capita molto spesso, no, accidenti, ho dimenticato la bomboniera per la catechista. Le persone quindi da includere nella vostra lista sono: uno, la propria, quindi la famiglia delle festeggiate o della festeggiata, perché qui si pensa a tutti e poi magari si rischia di non contare la propria bomboniera. Dopodiché ci sono i parenti più stretti, quindi i nonni, gli zii, fratelli, cugini, e che di norma quindi saranno anche parte attiva all'evento. Poi ci sono le maestre e le catechiste che hanno seguito il percorso di crescita o i professori invece in caso della laurea. E poi anche i colleghi, gli amici con i quali abbiamo un legame più stretto e che potrebbe essere, forse, ci facciano un pensierino per l'evento. In questo modo anche noi saremo belli, pronti e precisi a contraccambiare il bel gesto senza fare, insomma, un po' delle brutte figure. Ed infine
i vicini di casa, qualora non ci siano liti condominiali in essere e con i quali ovviamente si abbia un rapporto di collaborazione e di stima reciproca. Una volta stabilita la tipologia delle bomboniere e la quantità, possiamo addentrarci nella ricerca del fornitore che più rispetta la nostra idea di qualità. Le tempistiche di produzione delle bomboniere variano quindi, come detto prima, in base alla tipologia delle bomboniere scelte. La grande distribuzione avrà tempi molto più brevi rispetto a quelle artigianali. Tenete comunque presente in considerazione che per un matrimonio le bomboniere andranno ordinate dai 7 agli 8 mesi prima dell'evento, mentre per gli altri eventi come le comunioni, le cresime, le lauree e battesimi invece andrebbero ordinate 3-2 mesi prima dell'evento. Ovviamente queste sono tempistiche puramente indicative, fornitevi solo per darvi un'idea di massima dei tempi di attesa, permettendovi dunque di attivarvi per tempo. Dopodiché ovviamente il fornitore da voi scelto, in base alla quantità ordinata e alle personalizzazioni richieste, mi indicherà con molta più precisione le tempistiche di produzione. Riassumendo, i punti principali è scegliete le bomboniere che più vi rappresentino, che diano veramente valore non solo al vostro evento ma anche ai vostri invitati, che comunque con voi hanno condiviso un momento davvero speciale. Datevi tempo nella scelta del fornitore, del fornitore che voi ritenete giusto, e ricordatevi sempre: meglio acquistare qualche bomboniera in più che qualche bomboniera in meno e fare brutte figure. Spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di interesse e di aiuto. Come sempre fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate o se avete altre curiosità, altre domande sul settore bomboniere. Io sarò felice di rispondervi e ricordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare dopo sulla campanellina per non perdervi nessun altro video. Io come sempre vi ringrazio e ciao, alla prossima!